Chi mi segue già da un po' di tempo, ma anche i nuovi, sanno benissimo che in questo canale si parla di parchi divertimenti. È chiaro, lo si evince dai video che pubblico, dalle copertine, dal nome stesso del canale, e insomma, da una serie di fattori che rendono palese il fatto che questo sia un canale dedicato ai parchi a tema. Ecco, tra tutti i parchi a tema, su Chris Journey ce n'è uno che non può assolutamente mancare. E sto ovviamente parlando di Europa Park. No, sto scherzando, Europa Park in realtà non l'ho neanche visitato ancora, ma recupererò presto, tra qualche mese. Il parco di cui vi sto parlando è Etnaland, il parco divertimenti della Sicilia. Ormai, volente o nolente, chi conosce Chris Journey, perché parlo di me in terza persona? Comunque, chi mi conosce automaticamente mi associa ad Etnaland. Sarà perché io sono nato a Catania, sono siciliano e comunque sono davvero uno dei pochi che porta Etnaland come topic fisso nel canale. Fatto sta che Etnaland in questo contesto non può assolutamente mancare. E nonostante io abbia fatto già parecchi vlog al parco, sentivo la mancanza di un video importante che in realtà molti di voi spesso in live, soprattutto l'estate scorsa, mi chiedevano la mia top 10 personale delle attrazioni di Etnaland Theme Park. Solo che a me fare una classifica di solo 10 attrazioni non va, quindi farò una top 11. Non chiedetemi perché, voglio fare così oggi. Iniziamo subito. All'undicesima posizione troviamo un'attrazione che probabilmente molti di voi, pur non essendo mai stati ad Etnaland, conoscono bene. Sì, perché lo stesso modello si trova tuttora a Mirabilandia, in versione molto più grossa. Se non ricordo male, ce n'è anche un altro a Luneur, e in passato si trovava anche nel defunto Miragica, in Puglia. Sto parlando di Quasar, una flat ride della ditta italiana Zamperla, di tipologia mega disco. In realtà la ditta, pur mantenendo lo stesso tipo di esperienza, ne produce di diversi tipi. Quello di Mirabilandia, ad esempio, è un disco coaster che non si limita semplicemente a oscillare su e giù, ma ha una sorta di mini percorso, va avanti e indietro, c'è una collinetta, è un po' più lunga come esperienza rispetto a quello di Etnaland. Quest'ultimo infatti si limita soltanto a fare su e giù su questa rampa alta circa una quindicina di metri, se non di più, adesso non ricordo precisamente. Fatto sta che nonostante le sue dimensioni molto compatte, è un'attrazione che si fa volere bene, in realtà la facciamo sempre molto volentieri, è divertentissima da fare con gli amici, quindi se andate al parco in un gruppo bello ampio vi consiglio di farla assolutamente, ma anche se siete solo in due fatela, che comunque è divertente. Non spaventatevi, perché questo tipo di attrazione può magari far paura vedendola da sotto. Vedi sta roba con sto disco immenso? No, no, ragazzi, è divertente, vi giuro, non fa paura. Quasar ad Etnaland è inserito nella mini area tematica dedicata allo spazio. C'è Saturno messo al centro del disco e basta. Purtroppo il parco non ha curato più di tanto la tematizzazione. Ci sono delle rocce lunari intorno, però sì, la parte più importante è l'esperienza in questo caso. Non si fa neanche tanto caso alla scenografia, perché è parecchio spoglia come attrazione, ma ripeto, resta comunque molto divertente da fare, quindi undicesima posizione per Quasar. Alla decima posizione, Chaos, una splash battle della ditta tedesca Mack Rides, che ad Etnaland in realtà ha realizzato anche qualcos'altro. L'idea dell'attrazione è proprio una battaglia acquatica. Salirete su queste botti munite di circa 6 cannoncini che girano su una doppia piattaforma e che quindi permette di rendere l'esperienza dinamica, di creare anche una certa competitività, soprattutto se siete con amici. Anche se a parer mio è più bello quando la si fa contro gli sconosciuti, perché vedete proprio la gente accanita che vuole inzupparvi con questi cannoncini d'acqua. Alcuni poi sono anche scarichi, no? Può capitare. E quindi vedi i tizi che fanno super fatica a girare sta manovella per sparare l'acqua e gli esce una goccia. Fa troppo ridere. Quindi sì, si meritava un posto in questa top 10. L'unica pecca è che non ha scenografia. A parte la tematizzazione a botte, in realtà il resto è totalmente vuoto. L'idea iniziale era di dare tanto tema a questa attrazione. Tra l'altro era prevista anche l'aggiunta di dei cannoncini esterni che avrebbero permesso agli ospiti che non stavano facendo in quel momento l'attrazione di bagnare chi in realtà stava già combattendo. E quindi avrebbero reso una roba già molto dinamica e competitiva ancora più dinamica e competitiva. Quindi peccato, Etnaland. Non so se è ancora nei piani del parco la tematizzazione di questa attrazione. In realtà nella mappa è segnata con un pirata al centro con una botte nelle spalle. Ha una storia un po' anonima, non ho idea di come il parco curerà questa attrazione in futuro. Diciamo che la tematizzazione che inizialmente volevano dargli, quella piratesca, era un po' fuori contesto. L'attrazione si trova a metà tra la zona di Dragon River e Eldorado, che è proprio accanto, quindi in realtà il tema piratesco avrebbe stonato un po'. Chissà, magari un domani potrebbero ristudiarla e magari costruire una scenografia adatta al contesto che la renderebbe sicuramente molto più bella di quanto già lo è. Nona posizione per Revorock 360, un'altra flat ride estrema della ditta italiana Zamperla. In questo caso parliamo di un'attrazione tipicamente da Luna Park, con questo braccio che oscilla, va su e giù, e in questo caso quella di Etnaland fa il giro completo a 360 gradi. Allora, nona posizione perché in realtà a me fa star male, cioè è l'unica attrazione di questo tipo che
vi giuro, non riesco a reggere. Io scendo da lì che ho nausea o mi gira la testa o comunque in ogni caso mi ha fatto male. Però anche questa ha un inizio molto bello, soft, quasi come fosse un'altalena. Poi va a estremizzarsi troppo durante il percorso. Cioè il mio corpo non riesce a gestire il resto dell'esperienza. Quando fai il giro completo a 360, nel frattempo inizia a girare su se stessa. Una sorta di centrifuga che va a ritmo rock. Sì, perché in realtà si trova proprio accanto all'uscita di The Storm, che come sappiamo tutti ha un tema legato al rock temporale, una roba un po' particolare. E per continuità tematica, nel 2014 Ethnonde ha inserito Revorock 360. Purtroppo anche qui l'unica pecca è assenza di scenografia, anche se negli ultimi anni il parco ci ha un po' pensato, perché nel 2020 era previsto l'arrivo di quest'area a tema steampunk, con un restyling che era già iniziato in realtà l'anno prima, nel 2019. Purtroppo il Covid ha poi rovinato un po' il processo, ma abbiamo comunque avuto una mini tematizzazione di Revorock, che adesso appare con un saloon Revorock sullo sfondo e le ringhiere della queue line sono state completamente ripitturate con un effetto arrugginito. E chissà se il parco un domani si deciderà a completare anche quest'area che in realtà io ero curiosissimo di scoprire. Diciamo che qualcosina negli anni l'hanno fatta, eh. Vicino al Dorado hanno aggiunto questo dirigibile tipicamente steampunk con il logo, la E del parco stampata al centro. E in realtà lungo la via hanno pensato a un po' di dettagli, hanno anche riposizionato 1900, che è la classica attrazione con i trattori che gira su una fattoria, un po' come Doremi Farm di Gardaland, solo che anche qui avevano pensato a qualche dettaglio steampunk nel percorso. Diciamo che avevano le idee ben chiare. E poi è arrivato il Covid. Per adesso il parco si sta concentrando su altre cose importanti, ma non credo che lasceranno tutto al caso per quanto riguarda Revorock e la tematizzazione steampunk che era iniziata già qualche anno fa. Vedremo. All'ottava posizione, Vortigo. Un'altra flat ride estrema di tipologia top spin che Ethnonde ha acquistato da un Luna Park austriaco in cui era tema Superman. Nel parco divertimenti siciliano, invece, l'attrazione ha ripreso vita a tema spaziale. Per darvi un'idea più precisa, avete presente la vecchia Tomb Raider Machine di Movieland? Ecco, è esattamente la stessa identica cosa, senza purtroppo gli effetti di acqua e fuoco. Vortigo ad Ethnonde si trova nell'area spaziale, proprio accanto a Quasar, e in realtà non è che ci sia molto da dire, è semplicemente un top spin, quindi una sorta di centrifuga malefica che vi porta su in diagonale, vi fa girare, gira su se stessa, nel frattempo gira a 360, un casino. Io ricordo che quando ero più piccolo andavamo al parco e magari mio fratello o mia madre facevano vortigo. Io li guardavo terrorizzati da sotto e ripetevo a me stesso: io non ci salirò mai su questa attrazione. E poi ci sono salito. E in realtà fidatevi di quello che vi sto dicendo. Fa più paura da sotto, ragazzi. Vi giuro che questo tipo di attrazione incute molta più paura dall'esterno, cioè la struttura stessa dell'attrazione è ciò che frena l'ospite a salire su, perché l'esperienza in realtà è stupidissima, ma vi giuro, è una roba lenta, dura 3 minuti, ma in realtà il processo è talmente lento che gli unici momenti estremi durano circa 5 secondi, non di più. Quindi se la prossima volta che andrete al parco volete far vedere ai vostri amici che siete super coraggiosi, fatela, perché vi giuro, sono 3 minuti di una roba che sì, è divertente, ma non fa paura, o perlomeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda un po' tutto il gruppo di amici con cui vado al parco, pensiamo un po' tutti la stessa cosa. Fa più paura vederla da giù che provarla poi in prima persona. Quindi, ragazzi, la prossima volta che andrete al parco, io vi consiglio di provarla. Peccato solo che non ci siano effetti di acqua, di fuoco, sarebbe stato super figo. Però, chiaramente, in un'attrazione a tema spaziale, non so quanto avrebbe avuto senso, non lo so. Settima posizione, Ethnonde Tower, una tower shot and drop della SNS. Com'è che potrei farvi capire meglio? Discovery e Columbia di Mirabilandia non si chiamano più così, si chiamano Whole Towers. Ok, ce l'avete presenti? Una che spara su e l'altra che invece ti porta su e poi ti fa cadere. Ecco, Ethnonde è la fusione di queste due torri perché fa sia il lancio che la caduta libera. In realtà, da qualche anno in Italia abbiamo anche Space Mission Orbit a Movieland, che è esattamente la copia identica di Ethnonde Tower. Solo che a Movieland è parecchio imbellettata. C'ha questo missile accanto, il colore bianco che a me piace tanto, e in generale ha una scenografia un po' più curata. Quella di Ethnonde, purtroppo, anche in questo caso, non ha scenografia. Mannaggia, Ethnonde, questa scenografia. Comunque, esperienza a mio parere super soft. Anche in questo caso, come per Vortigo, fa molta, molta, molta più paura vederla da giù, vedere sta torre che arriva fino a 60 metri e dire: oddio, ma io non ci salirò mai su questa cosa, ma siete pazzi, ma io soffro di vertigini, questa cosa ti spara, poi ti fa cadere. No, ragazzi, vi giuro, è una roba super family. L'unico aspetto estremo di questa torre è l'altezza di 60 metri, ma come
un'esperienza a tratti è anche rilassante, perché in realtà sembra quasi una torre panoramica, perché ogni lato della torre con tre posti ti permette di ammirare quattro diversi scenari. Da uno ammiri tutto il parco dall'alto, dall'altro ammiri l'Etna e tutte le colline che ci sono attorno, dall'altro ammiri la campagna davanti Etna. Insomma, a tratti, una volta superata la paura dell'altezza, diventerà anche una roba bella per ammirare il paesaggio che c'è attorno al parco. Forse, per come ricordo io la prima volta che l'ho fatta, un aspetto che mi incuteva tanto timore più che la caduta libera da 60 metri era il lancio. Vedere sta sorta di proiettile con sti rumori che all'improvviso parte velocissimo, sparato, non lo so, mi creava un po' di ansia. Però una volta che siete su, bella, una bella scarica di adrenalina, e poi diventa tutto molto più soft, molto più rilassante. Spero che anche voi riuscirete a dare una svolta a questo tipo di paura. Oh, e adesso arriviamo un po' alla parte più succosa delle attrazioni di Etranland. Abbiamo finito con le flat ride, quindi quelle attrazioni fisse che ricordano un po' attrazioni da Luna Park, e alla sesta posizione troviamo un'attrazione tipicamente da parco a tema, e sto parlando di Dragon River, un classico di quasi tutti i migliori parchi divertimenti. I tronchi che girano su questo percorso acquatico con delle salite e discese, e in cui ci si bagna anche parecchio. Ne abbiamo una anche a Gardaland, Colorado Bot, ne abbiamo un'altra a Magicland, Nui Lua. Insomma, Dragon River si è guadagnato la sua bella posizione in classifica. In realtà, secondo me, merita tantissimo, perché anche se è nata con un concept estremamente familiare, cioè le salite e le discese sono molto basse, non superano la decina di metri se non ricordo male, però ragazzi, che scenografia, che tematizzazione, Etranland in questo caso hanno fatto un lavoro incredibile. Vedete, chi troppo e chi niente. No, a parte gli scherzi, sono riusciti a curare ogni minimo dettaglio del percorso di questa attrazione, rendendola un piacere per gli occhi. Riassunto in breve, la trama dell'attrazione la viviamo noi in prima persona, perché infatti è un po' come se partissimo all'avventura alla ricerca di questo medaglione del potere custodito da questo dragone cinese, e il percorso è pieno di ostacoli, cascate, salite, discese, il tutto condito da una scenografia che richiama l'antica Cina, fino ad arrivare al drop finale dove c'è Yilong, questo dragone cinese diventato ormai una sorta di mascotte del parco, che ci consegnerà questo medaglione del potere. Ragazzi, vi giuro che io me ne sono innamorato dal primo momento. C'è la soundtrack nel percorso, la voce del drago che ti aiuta a superare alcuni ostacoli. Cioè, io una cura del genere per tutti questi dettagli la vorrei in tutte le attrazioni del parco. È vero, l'esperienza, ripeto, è molto soft, non è sicuramente l'attrazione più estrema, ma secondo me fa la sua bellissima figura al parco. Bene, siamo arrivati alla top 5, e alla quinta posizione di questa classifica troviamo un'altra attrazione acquatica che in realtà ha fatto un po' la storia di Etnaland, e sto parlando di Crocodile Rapids. Questa attrazione è stata inaugurata nel 2005, io ero molto piccolo, però ricordo che ci fu uno stupore e una curiosità immensa da parte di tutti gli ospiti del parco, perché Etranland in quel tempo era semplicemente un acquapark. Il theme park avrebbe aperto solo 8 anni più tardi, quindi sì, nonostante si cominciava a parlare già di un parco meccanico, in realtà Crocodile Rapids è nata come attrazione da parco acquatico, una roba super inusuale che nessun altro parco al mondo aveva prima d'ora sperimentato, perché generalmente tu vai in un acquapark e ti aspetti di trovare solo scivoli. Questa novità ha totalmente rivoluzionato il concept del parco. Si tratta delle classiche rapide che troviamo un po' in tutti i parchi divertimenti, tematizzate con questa giungla, i coccodrilli. Ha un percorso bello lungo, e anche questa è ormai un'icona di Etranland che non potete assolutamente non fare se andate al parco. Tutt'oggi, durante la stagione estiva, è aperta all'acquapark, purtroppo resta chiusa la sera, e chiaramente la trovate aperta al theme park anche durante la stagione primaverile. Anche questa un piacere per gli occhi, una tematizzazione forse un po' datata per ciò a cui siamo abituati oggi, ma che comunque fa la sua figura. Il percorso diverse sezioni, ci sono animali, ci sono ovviamente i coccodrilli, c'è una parte con un villaggio africano, una parte che scende sottoterra con questo vortice e questo drop inaspettatissimo che ogni volta fa impazzire gli ospiti che la provano per la prima volta. Poi ci sono bombe d'acqua, schizzi, un'avventura bella movimentata. Anche qui però c'è qualcosa che non va, e mi riferisco a una soundtrack nel percorso. Purtroppo non ci sono casse durante il percorso, quindi è tutto silenzioso. Si sente il rumore degli uccellini che cinguettano, il che è un'ottima cosa, però in un ambiente che richiama tanto la giungla, sarebbe figo magari mettere, non lo so, qualche cassa nelle parti in cui magari c'è più silenzio con dei rumori di animali, o comunque rendere il percorso un po' più dinamico con l'audio. Sarebbe fighissimo anche modificare i gommoni, mettere l'audio on board con magari una guida che durante il percorso ti accompagna, un po' come in Pangea di Movieland, e quindi che ti avvisa dei pericoli, del fatto che stai per entrare in una parte dove ci sono rapide. Sarebbe stupendo. Sicuramente ha un costo questa cosa, non è nei piani del parco al momento, è uno dei tanti sogni che ho, ma chissà. Un domani, Etranland. Fatto sta che io a questa attrazione ci sono estremamente legato, e la consiglio a tutti voi, soprattutto se andate al parco per la prima volta, non fatevela scappare assolutamente. Quarta posizione per Jungle Splash, altra attrazione acquatica e altra icona suprema di Etranland. Cioè, se c'è un'attrazione simbolo del parco,
è proprio Jungle Splash. Parliamo di uno spillwater della ditta Intamin, arrivato al parco nel 2010, è da sempre attrazione estremamente amata dal pubblico. Anche questo è un classico di tutti i parchi divertimento, un po' rivisitato, perché la versione di Etraland è un po' particolare. Da fuori lo si riconosce subito, ha questa torre super tematizzata, iconica, che richiama perfettamente il tema a cui è ispirata l'attrazione. Parliamo di un'altra attrazione con un tema africano, in questo caso ciò che ha ispirato Jungle Splash è il rito Nagol di una tribù africana, rito in cui il ragazzo della tribù, una volta diventato adulto, per dimostrarlo deve tuffarsi da questa torre di circa 30 metri di altezza, e l'attrazione di Etraland segue esattamente questo concept. La cosa bella è che parte con una sezione Water Dark Ride, quindi si entra in questo tunnel dove si sente questa voce che comincia a parlare di questo antico rito, e che ha anche una bella particolarità. Il parco infatti, durante l'apertura dell'attrazione all'Aquapark, ha studiato questo meccanismo che in base alle urla si staccano le cascate d'acqua durante il percorso, quindi più forte si urla e più tempo durerà lo spegnimento di questa cascata che altrimenti vi bagnerebbe. Peccato solamente, ma questa è una critica che faccio io, è un parere estremamente personale, avendo una sezione dark ride così bella, la si potrebbe sfruttare in maniera totalmente diversa, aggiungere più scenografia o magari, per fare una roba un po' più contenuta nel budget, aggiungere anche tanti alberi e magari una luce che faccia sembrare effettivamente di essere dentro la giungla, fino poi ad arrivare a questo lift verticale che ti porta su a 30 metri di altezza per affrontare il tuffo finale. Però vabbè, ripeto, questo è un parere personale, in realtà l'attrazione si difende benissimo, è molto bella, la si fa sempre volentieri e in ogni caso resta una delle attrazioni più gettonate sia al theme park che all'Aquapark, quindi chapeau Etraland e ovviamente a voi mi raccomando, fatela se andate al parco, vi perdereste un simbolo di Etraland non facendola. Medaglia di bronzo per The Storm, unica al momento montagna russa estrema del parco. Parliamo di un mega coaster della ditta Mack Rides, che abbiamo già conosciuto in precedenza durante il video perché è la stessa ditta che ha costruito Chaos. Comunque non è che parliamo solo di una ditta, parliamo della famiglia che gestisce tuttora uno dei parchi divertimenti più importanti d'Europa, ma io direi anche del mondo, e sto parlando di Europa Park. The Storm arriva a Etraland nel 2013 insieme a tutto il theme park e fin dal primo anno di apertura si è sempre guadagnato un'ottima posizione tra gli appassionati del settore, proprio perché parliamo di una montagna russa completa. La ditta costruttrice è un po' una garanzia per questo, ma l'esperienza di The Storm è davvero bellissima. Il tema, o meglio i temi a cui è ispirata l'attrazione, sono il temporale e la musica rock. Ricordo che quando il parco cominciò a parlarne uscirono fuori diversi articoli e uscì anche un video trailer animato dell'attrazione che raccontava un po' la sua backstory, e ricordo che nel video si vedevano questi due ragazzi che durante questo temporale entrano in questo capannone che ad oggi è anche la stazione di partenza del coaster, e lì dentro trovano questi strumenti di una band rock, c'è cioè una batteria, chitarra elettrica, non so in realtà che nesso c'è, sembra una trama di un film di Disney Channel. Il fatto sta che è studiato bene, The Storm ha una soundtrack super riconoscibile, è una delle soundtrack più belle che io abbia mai sentito per una montagna russa. E un altro aspetto super positivo sono le lap bar, perché a differenza delle montagne russe più comuni, sì, si abbassano, ma sei tenuto solamente nelle gambe, cioè tutto il busto è libero, tu senti proprio questa sensazione di libertà, soprattutto nella prima discesa da 30 metri di altezza. Bello, molto bello. Il tracciato comprende anche un'inversione finale durante la quale si sente questo tuono fortissimo, è bello. A me piace un sacco. Non dico che è la miglior montagna russa in Italia, ma sicuramente è una montagna russa da scoprire. E purtroppo in pochi ancora oggi sono consapevoli di quanto meriti The Storm. Il secondo posto se lo aggiudica Eldorado, il classico Mine Train, una montagna russa per tutti che è a metà tra un'esperienza estrema e un'esperienza tranquilla. Sì, perché Eldorado in realtà ha delle parti del tracciato con una forza G che non ha nulla di family. Però in generale l'attrazione è nata con lo scopo di poter essere apprezzata da tutti, non ha inversioni nel percorso e più in generale anche per la sua scenografia è un po' un'avventura. Anche Eldorado è arrivata al parco l'anno di apertura, nel 2013, e anche Eldorado da sempre è amatissimo dagli ospiti di Etraland. Si sale a bordo di questo treno e si parte per questa avventura tra montagne, salite, discese, ci sono cascate, si entra dentro la miniera, è fighissimo come concept, c'ha una bella tematizzazione e secondo me è anche una bellissima esperienza. La preferisco a The Storm perché io sono più un amante di attrazioni con una bella scenografia, con un bel contesto. Eldorado è inserito in un contesto tematico molto coerente, c'è davanti The School e insieme formano questa sorta di villaggio minerario. Poi in generale è un'esperienza che si apprezza perché entri dentro queste miniere, ci sono queste cascate, è fighissimo, quindi a livello scenografico merita sicuramente molto di più Eldorado che The Storm. Si può sempre fare meglio, ma basta.
Prima di passare alla prima posizione, ecco alcune posizioni bonus. La prima è Babele, una drop tower family che si trova nell'area di Ciclopino e Ciclopina, l'area dei bambini. È un'attrazione per famiglie divertentissima, una torre circolare che fa su e giù, dura tantissimo ed è capace anche di provocare quel vuoto d'aria che io cerco in quasi tutte le attrazioni, quindi Babele posizione bonus meritata. Un'altra attrazione che merita e che in pochi fanno in realtà, probabilmente perché è un po' nascosta, è la Funivia, che è nata con l'apertura dell'Aquapark, quindi i primi anni la si poteva fare solo durante i mesi estivi con il sole di 800.000 gradi, ma da quando ha aperto il theme park è disponibile in primavera ed è un ottimo modo per ammirare tutto il parco, compreso il parco della preistoria, dall'alto. A parte che è molto rilassante, secondo me come attrazione post pranzo ci sta tantissimo, anche perché apre alle 2, quindi in realtà il parco ti spinge proprio a farla dopo pranzo. Ultima posizione bonus super meritata, altra attrazione che non potete assolutamente perdere, la casa dei 44 gatti. E alla prima posizione, rullo di tamburi, The School. Lo so, molti di voi saranno delusi, stanno dicendo ma che schifo, ma non ne capisci niente, ma chiudi questo canale, sei una... No, vi spiego. Io, in generale, sono un amante delle dark ride. Preferisco nettamente una bella dark ride a un coaster da record. E non posso non mettere The School alla prima posizione. È l'unica dark ride del parco. Sì, c'è anche la casa dei 44 gatti, ma The School è l'unica dark ride del parco, ok? E secondo me merita tantissimo. Partiamo dal contesto. È inserita proprio di fronte a Eldorado, in un contesto tematico che richiama un po' questo villaggio minerario di fine 800, ed è una rivisitazione delle classiche horror house che si trovano un po' in tutti i parchi. Sì, perché il concept di The School nasce con l'idea di entrare in questa scuola maledetta e soprattutto ha una roba super particolare che credo nessun'altra dark ride al mondo ha, che può piacere o meno. The School alla base ha proprio l'idea di rispondere a delle domande, e la vostra risposta alle domande determina anche gli effetti che ci sono durante il percorso. Quindi se la risposta è esatta sarete lodati per la vostra risposta, se la risposta è sbagliata cavoli vostri. Nel percorso ci sono tanti effetti, le voci dei professori che vi accompagnano durante tutta l'esperienza, domande che riguardano tutte le materie, domande di chimica, scienze, italiano, domande di matematica, e alla fine il tutto termina anche con una pagella che vi dice se siete stati promossi o bocciati. Cioè dai, è geniale ragazzi, non potete dirmi che non è una cosa che si apprezza. È vero, rispetto a tante altre dark ride che ho provato sicuramente non è nel podio, ma io mi rifiuto di dire che questa è una brutta attrazione. Si potrebbero studiare nuove domande e si potrebbe tenere sempre attiva, dinamica, con robe sempre nuove da fare. Quindi secondo me hanno studiato un'ottima dark ride, è una scuola di tutto rispetto. È vero, probabilmente soprattutto per i ragazzi più giovani l'ultima cosa che vorresti fare in un parco divertimenti è un esame scolastico, però vi giuro a me questo concept piace tantissimo, cioè il fatto che tu fai imbestialire gli spiriti dei professori in base alle tue risposte, che ti ammazzano proprio a parole, se fai schifo ti dicono proprio che fai schifo, che non sei capace a fare le cose, quindi bello. A me piace tantissimo, che vi devo dire, a me piace. Quindi The School prima posizione meritatissima. Bene, e così termina il nostro viaggio alla scoperta delle 11 migliori attrazioni di Etranland. Io lo so che purtroppo la posizione del parco non è molto favorevole, e soprattutto i prezzi nei periodi in cui magari molti sono in vacanza salgono alle stelle. In realtà organizzare una visita a Etranland è tutt'altro che semplice, però se poteste farlo fatelo, cioè io vi consiglio assolutamente la visita al parco. Ci sono attrazioni che se fossero state in altri parchi italiani, magari più grossi, probabilmente la gente avrebbe urlato al capolavoro, all'eccellenza, a non so cosa, però ci sono attrazioni che davvero meritano e che davvero hanno tratti unici che nessun'altra attrazione in Italia ha. Quindi ripeto, mi auguro che molti di voi, soprattutto chi ancora non ha avuto la possibilità, durante la prossima stagione riusciranno a visitare Etranland. Detto ciò, io come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi chiedo di lasciare un like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti, e se vi va di lasciare anche un commentino con la vostra personale top 10 delle attrazioni del parco. Etranland, noi ci vediamo ad aprile, con voi invece ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti!